sterilizzazione è un processo che porta alla distruzione di tutti i microrganismi viventi su un determinato oggetto, comprese le spore e anche altri agenti biologici come ad esempio i prioni. La sterilizzazione è un processo probabilistico, per cui la norma UNI-EN 556 al punto 1 stabilisce che per dichiarare un prodotto sterile si deve avere la probabilità che al massimo non sia sterile un prodotto su un milione, ovvero il SAL sia pari a 10 alla meno 6. Questa probabilità si attiene attraverso il processo di sterilizzazione. Quindi questo processo è fatto dalle fasi che già conosciamo: la detersione, la disinfezione, l'imbustamento, la sterilizzazione e lo stoccaggio. Le norme UNI-EN 554 e la UNI-EN ISO 17665 riguardano proprio la corretta convalida del processo di sterilizzazione ed elencano una serie di passaggi necessari per l'appunto alla convalida. Tra questi passaggi rivestono particolare importanza la scelta del corretto ciclo di autoclave e l'archiviazione del sistema di registrazione, che può essere fatta sia in modo cartaceo che digitale. Ovviamente la sterilizzazione in autoclave rappresenta il culmine di questo processo, per cui deve essere condotto in modo particolarmente accurato. Le normative UNI-EN 554 e la UNI-EN 17665 sono per l'appunto le normative che indicano come venga effettuata in modo corretto la sterilizzazione dei dispositivi medici e quali sono i metodi per la convalida della sterilizzazione di autoclave a vapore. Noi parliamo di piccole autoclavi a vapore con capacità di camera inferiore a 60 litri o a una unità di sterilizzazione. Queste autoclavi sono normate dalla nuova norma UNI-EN 13060 del 2019. La norma 13060 identifica per le piccole autoclavi a vapore tre tipi di cicli: il B, l'N e l'S. Che differenza c'è tra questi tre cicli? Il ciclo di tipo B è in grado di sterilizzare qualunque oggetto non confezionato o confezionato. I corpi cavi, i VEX tipo A e tipo B, oggi definiti diversamente, e i prodotti porosi. E la stessa normativa specifica come devono essere fatti i carichi di prova per questo ciclo. Poi abbiamo il ciclo di tipo N, che sta per nudo, in cui gli strumenti non vengono imbustati. Infine il ciclo di tipo S, che è specificato dal produttore e deve prevedere la sterilizzazione dei corpi cavi e un'altra condizione, tipo i corpi imbustati, i porosi o altro. Nello studio odontoiatrico abbiamo la necessità di sterilizzare dei corpi cavi a lume stretto, i vecchi corpi cavi di tipo A, ovvero le turbine e i manipoli. Per questi corpi cavi è necessario eseguire dei cicli di tipo B, quindi lo studio odontoiatrico ha necessità di avere autoclavi che eseguono cicli di tipo B.